Sì, Children of the Jungle Tree praticamente racconta la storia dei bambini nati in anni 80, quindi bambini nati dopo la rivoluzione iraniana, ai genitori che erano attivisti politici sia durante la rivoluzione, quindi contro lo Shah, e sia dopo la rivoluzione, perché il regime islamico non era esattamente quello che avevano, diciamo, in testa quando lottavano. Però in anni 80 vengono imprigionati e tantissimi di loro giustiziati in 88, migliaia di loro. Quindi i bambini sono i bambini di quegli attivisti che avevano creduto nella rivoluzione, avevano partecipato nella rivoluzione, però poi diciamo, diventano le vittime della stessa rivoluzione. I due capitoli che sono, diciamo, ambientati dentro la prigione sono le storie, diciamo, le più vere del romanzo. Anche lì le cose, quando poi cominci a scrivere una storia, comunque le cose cambiano, togli qualcosa, aggiungi qualcosa. Però, a parte di questo, il primo capitolo soprattutto è la storia della mia nascita, perché mia mamma era in prigione in 83, viene proprio arrestata, come tutti gli altri attivisti politici che vengono tutti arrestati nel 1983, era stata arrestata e quindi sì, sono nata in prigione, rimango con lei per qualche mese e poi mi dà, diciamo, un po' ai miei nonni. Quindi questa storia lo sapevo sempre, mi aveva sempre raccontato, però non dei dettagli, quindi una volta che ho deciso di scrivere questo capitolo, ho chiesto esattamente quello che è successo, che devo dire comunque era un po' diverso da quello che una volta mi aveva raccontato. Devo dire che non era proprio la cosa più facile del mondo. Prima scrivere la propria nascita, seconda sapendo che quella persona a cui tu cerchi di tenere una certa distanza come scrittrice, perché lo guardi come un personaggio. Però ogni tanto anche ti ricordi che è nata tua mamma che sta soffrendo in questa maniera, quindi diventa molto complicata, molto dolorosa. Anche pensando a quello che doveva soffrire, senza neanche pensarci poi troppo, perché quando sei in una situazione così, non pensi, oddio, che mi sta succedendo, pensa, e lei pensava solo a avere una bambina, diciamo, sana, poi più o meno. E quindi sì, poi alla fine io non so ancora se mia mamma mi ha detto poi proprio tutto, però penso che questo è anche un suo diritto a dirmi quello che voleva che io sappia. Però naturalmente mettere tutta questa esperienza in parole, cercare anche di entrare in quel personaggio era una sfida, diciamo, abbastanza importante. Non era soltanto una cosa dopo il regime, Evin era diventato già famoso durante lo Shah, quindi aveva messo tanti studenti in prigione e quindi addirittura si sente ancora i prigionieri che erano durante lo Shah in prigione che avevano delle discussioni con Khomeini, con Khamenei dentro la prigione. No, scusa, solo con Khamenei era già fuori paese. E quindi è stato sempre quello, le discussioni sulla vita politica, sul destino politico dell'Iran, un po', diciamo, era anche sviluppato dentro Evin, e purtroppo ancora è così. Abbiamo adesso 800 attivisti politici in prigione, che è anche un numero abbastanza notevole, sono studenti. Penso che per chi è c'è quando uno non si arrende, no? Che cerca di costruire il suo proprio presente, il suo proprio futuro. I iraniani, diciamo, per un po' di tempo che stanno lottando e quindi c'è molta dignità, naturalmente c'era molta dignità anche della rivoluzione, c'era molto orgoglio nella rivoluzione. Poi quello che succede dopo è sempre a parte, no? Perché non stanno prima. E quindi sì, volevo anche un po' dare omaggio a quelli che avevano vissuto in quegli anni, che non, per me era importante dire che non erano delle vittime, non sono delle vittime e non si sentono come delle vittime.
si sentono un po' parte della storia e quindi era importante, diciamo, anche un po' di scrivere la loro, il loro senso di dignità in questo. Sì, 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 questo per me era molto importante. Parlare non delle persone che sono scappate, che poi c'erano tantissimi, era anche abbastanza normale in epoca, perché pensavo che c'erano tantissimi romanzi, libri di Lia parlano di questo, e viene questo mostro della rivoluzione e tutti scappano. E non era questo, per la maggioranza avevano lottato per quella rivoluzione, cioè volevano costruire un paese, erano anche rimasti e poi alla fine hanno anche, diciamo, un po' pagato le conseguenze. Però per me era importante parlare di quella parte della società che ci credeva. Devo dire che la questione della presenza, diciamo così, forte delle donne, mi sono resa conto che c'era dopo la pubblicazione del libro, nel senso che io non... Quando ho scritto il libro non volevo parlare delle donne forte versus, non so, delle donne magari sottovelo di cui si parla spesso, però io volevo parlare delle persone che conoscevo, della mia mamma, della mia nonna, della mia zia, della mia cugina, tutte queste persone che mi hanno sempre, diciamo, circondate. E erano un punto fermo perché era la realtà dell'Iran all'epoca, in anni 80, anni 70. E come adesso è quello, erano sempre stato e sono sempre in prima fila, hanno fatto la rivoluzione, quindi per loro non è neanche venuto un momento di no, noi dobbiamo rimanere a casa perché siamo donne, non era neanche questione di questo. E poi la mia vita è stata un po' così, perché tutti le donne anche vengono rilasciate prima degli uomini in mia famiglia, dalla prigione. Quindi c'era un periodo della mia vita che solo un nonno erano tutte donne. E quindi e quella solidarietà era della famiglia che parlavi prima, era un punto fondamentale, perché con questo libro volevo parlare in realtà delle persone intorno a questo evento, quindi perché quando in un paese qualcuno viene arrestato per come pensa o giustiziato ancora peggio per come pensa, non è soltanto quella persona che sta soffrendo, che è diventata una vittima, ma tutta la famiglia, tutti gli amici e per me addirittura tutta la società. Cambia completamente la storia quando uno viene giustiziato perché crede in qualcos'altro. Quindi volevo parlare di come tutte le persone vengono un po' danneggiate, diciamo, da questa storia.